Grazie. Posso dire che dal vivo è ancora più bella e che ci si può innamorare al primo sguardo di lei? Grazie. Dunque, in questo programma noi raccontiamo delle storie di vita dove a un certo punto la ruota, identificata da questo, gira per il verso giusto, perché facciamo delle scelte anche controcorrente, non convenzionali. E questo è ancora più bello quando a farlo sono le donne, no? E lei interpreta sempre dei personaggi strepitosi, mette in scena proprio delle tipologie di donne anche fragili ma piene di coraggio. A proposito di questo, molto presto, il 28 di aprile, nelle sale italiane ci sarà un nuovo film di cui parleremo tra pochissimo, ma prima ho chiesto un po' così in giro che cosa pensa la gente di lei. Valeria Bruni Tedeschi. Italiana. Francese. Italianissima. Cioè, nata in Piemonte. Torinese, credo. Mi piace molto il suo modo di parlare italo-francese. È un'attrice e una regista italiana. Una delle nostre poche italiane, quindi mi piace tantissimo. È molto naturale, deve essere se stessa, è proprio se stessa, credo. Sembra una ragazza, diciamo, di uno di noi. Non sembra proprio un'attrice montata, magari, ecco, molto semplice, però molto empatica. Credo sia una donna molto intelligente. Come donna, già il fatto che non abbia, diciamo, affrontato il discorso della chirurgia estetica le dà un punto in più, perché è naturale. Lei ne ha fatti tanti di ruoli. Bracciami ancora. Il capitale umano? Ma la pazza gioia, che mi è piaciuta da morire. L'interpretazione è stata magnifica. La snob matta, però con un grande carattere, e comunque mi ha emozionato moltissimo. Io la trovo molto elegante. È chic. Trasmette molta energia positiva. No, mi piace proprio lei come donna. Conferma e cosa smentisce di quanto è stato detto? È un ritratto che mi fa tutto molto piacere, mi ritrovo, mi sembra che ci sono persone che mi conoscono. Lei da piccola voleva fare un altro mestiere, voleva diventare una ballerina. Sì, avrei voluto anche scrivere. Poi volevo fare la ballerina, sì, la danza è una cosa, è veramente un mio sogno, però l'ho incominciato troppo tardi, poi forse non ero dotata, non lo so, comunque non sono riuscita. È arrivata la recitazione in cui forse questo desiderio di mettere in scena, di far vivere le cose che lei leggeva, che lei studiava. Sì, all'inizio studiavo e poi mi sono detta che invece di essere solo nell'analisi, mi sono detta, ho voglia di vivere quello che leggo. Per esempio, studiavo Chekhov e ho avuto voglia di vivere Chekhov. E penso per tutta la vita avrò voglia di vivere Chekhov. Lei si racconta moltissimo quando è regista dei suoi film, e tra poco ci arriviamo. Un po' meno in televisione. Non le piace la televisione? Sì, però in quanto regista ho fatto dei film per il cinema, no, ho fatto anche due film per la televisione come regista, però un documentario e poi un film tratto da una cosa di Chekhov. Però sì, in quanto regista penso più al cinema, ho più il sogno ancora del cinema, forse non per molto, perché il cinema, la televisione sta... Però per adesso combatto, resisto. Invece interviste... E ci mancherebbe altro. Interviste di questo tipo. Però non ho niente contro, per esempio, le serie che delle volte hanno una libertà più grande dei film al cinema. Quando è che nella sua vita la ruota gira per il verso giusto e lei sceglie di fare l'attrice? L'incontro fondamentale. A quanti anni lo fa? Sì, l'incontro forse è stato quello con Chéreau, con Patrick Chéreau, quando sono entrata nella sua scuola, quando avevo 20 anni. L'ha fatta sentire sicura di sé? No, per niente. Mi ha tolto tutte le sicurezze. Mi ha fatto sentire maldestra, però mi ha fatto anche sentire che la mia maldestraggine, la mia insicurezza, le mie... andavano bene, che erano benvenute. Perciò ho lavorato, da sempre lavoro con i miei difetti, con le mie fragilità, e lui accoglieva la fragilità
accoglieva l'insicurezza, però non era un regista, non è un regista che mi ha dato sicurezza. Dopo ci sono stati dei registi come François Ozon che mi hanno fatto sentire, per esempio, il primo che mi ha fatto veramente sentire bella, però lui no, lui mi faceva sentire altre cose, mi ha fatto capire altre cose. E grazie a quello che le ha fatto capire, lei porta in scena la fragilità, la vulnerabilità, la complessità anche di donne, come nel Capitale Umano. Rivediamo un momento di questo film straordinario di Paolo Virzì. Amore, cosa fai? Non scendi? Senti, mi fa una cortesia, puoi stare un attimo dietro a questi del catering che mi sembrano un po' inadeguati? Ai tuoi ospiti potresti dare anche il bastone dei cani, ti adorerebbero lo stesso. Guarda come sono contenti. Scusa, devono essere tristi? Ah no, certo. Le cose vi vanno così bene. Avete scommesso sulla rovina di questo paese e avete vinto. Abbiamo vinto. Ci sei anche tu, amore. Sono arrivati mamma e papà, eh? E anche i due deficienti oggi ci degnano della loro presenza. Scendi, scendi, arrivo subito. Ti ringrazio. Sei bellissima. In quello sguardo allo specchio lei dice tutto, no? Però c'è questa frase pazzesca, avete scommesso su... la fine di questo paese e ci siete riusciti. Quanto somigliano a lei, Valeria Bruni Tedeschi, questi personaggi, queste donne così impegnate? Io ho meno, non ho così tanto la coscienza, come dire, del momento storico in cui viviamo. Non ho questa coscienza qui. Mi sbaglio. No, non ce l'ho, però vorrei averla e sono molto grata alle persone che mi danno luce, che me la danno. Però una frase così, io non penso che la saprei dire. Io non ci credo, però sto al gioco. Invece credo moltissimo al fatto che questa fragilità, almeno che lei incarna sul grande schermo, forse in parte le appartiene. Ah no, la fragilità completamente. E quanto determina le scelte della sua vita quotidiana? La fragilità? Sì. Cerco nella vita di non essere totalmente fragile per agire e per interagire e per essere un po' solida anche per i miei figli. Cerco di non mettere in avanti la fragilità nella vita, però quando ci sono delle persone fragili davanti a me le accolgo, cioè non ho paura della fragilità dell'altro, non è che mi spavento, che mi irrigidisce, la accolgo la fragilità dell'altro. Però nella vita io cerco di essere un po' solida. Invece quando lavoro metto come fosse questo il pianeta del lavoro, che io sono là. Ecco, quando entro in questo pianeta, qui deposito la mia fragilità, i miei difetti, la mia vergogna. Lavoro molto con la vergogna. Quindi possiamo dire che una donna che ha raggiunto il successo che ha raggiunto lei e un artista che ha raggiunto il livello che ha raggiunto lei può permettersi di sentirsi inadeguata? Sì, completamente. Penso che, anzi, che è molto importante sentirsi inadeguati. Perché? Perché è la verità. Perché siamo inadeguati all'esistenza, abbiamo paura della morte. E far finta che non siamo inadeguati, secondo me, è l'inizio della menzogna, è l'inizio anche della stupidità. Invece il fatto di ammettere a noi stessi e agli altri che siamo inadeguati dà molta, molta tranquillità. Grazie. Torniamo dopo la pubblicità con Valeria Bruni Tedeschi. Bentornata a Ruota Libera. Stavamo chiacchierando con Valeria Bruni
Antonio Tedeschi, che a proposito di fragilità mi ha fatto anche un punto di forza per poter raccontare le donne con uno sguardo anche moderno e, se vogliamo, anche più libero. Nella Pazza Gioia ci dà una prova attoriale indimenticabile. Quel Grazie. Ruolo le è valso anche il David Donatello. Beatrice Morandini Valdirana era il suo personaggio, che a un certo punto, mentre Micaela Ramazzotti fuori la aspetta, lei decide di andare in banca a chiedere un prestito. Vediamo cosa succede. Mi scusi signora, ma siamo in chiusura. Sì, io avrei urgente bisogno di parlare con il direttore, per favore. Lei è la signora? Sono Maria Beatrice Morandini Valdirana. Sarei anche contessa, ma non... E, no, il direttore sicuramente mi conosce perché è la mia famiglia, è un punto molto importante nella nostra famiglia. Sono io, direttore. Buonasera. Molto lieto, piacere. Io e la mia collega, che mi aspetta lì fuori, abbiamo avuto un piccolo contrattempo che vorrei cercare di spiegarle. Prego, prego. No, perché noi siamo ospiti in una villa non lontano da qui, peraltro di molto pregio, che apparteneva alla marchesa Castora Biondi Valdirano, una mia bizia. E lei conosce la burocrazia ogni tanto. Ci hanno trattenuto tutte le carte di credito, bancomat e tutto. E come posso esserle utile, signora? Beh, guardi, se ci potesse anticipare un po' di cash, anche 2-3 mila euro, faccia lei, insomma, poche cose, però, insomma... Ma io sto benissimo, siete voi che siete male, voi banche, che non servite a niente, servite solo a papparvi i soldi di Grandi e della BCE! Vorrei dire che quando una sceneggiatura è scritta, come è stata scritta la Pazza Gioia, per un'attrice o per due attrici, come eravamo io e Micaela, è una specie di... è come fare sci su una meravigliosa montagna di neve perfetta, con uno slalom perfettamente... Cioè, è praticamente... diventa facile quando è scritto così bene, perciò volevo... Ecco, dire questa cosa, che un attore con una buona sceneggiatura sicuramente è facile, diventa facile. Penso anche lavorare con il regista o la regista giusto sia fondamentale. Lei come sceglie i film? Sì, io scelgo prima di tutto, prima ancora della sceneggiatura, scelgo il regista o la regista, cioè una persona che quando incontro al bar e beviamo un caffè, non mi annoio, mi appassiona la sua visione del mondo, è diversa dalla mia, perché tutte le visioni del mondo sono diverse, però mi ritrovo, mi appassiona, mi interessa. Ecco, Paolo mi ha subito, immediatamente divertita. Che ho voglia di mangiare con questa persona, certo, ogni giorno per due mesi. C'è qualcosa da, esatto, condividere, no? Esatto. Ci si trova. Esatto. Nasce empatia, nasce feeling. Peraltro lei ha dichiarato che rispetto a questo ruolo è stato interpretarlo quasi un'esperienza catartica, liberatoria. Perché? Beh, perché era un momento della mia vita molto doloroso e per il ruolo, per il personaggio, per il film, potevo prendere le cose dolorose dentro di me, potevo offrirle, e dunque questo movimento di offerta al personaggio dei propri dolori, quando uno riesce a farlo, delle volte è troppo forte il dolore, non ci mai. Però quando uno riesce a farlo, quando c'è un pochino di distanza, è catartico per l'attore. E 41 secondi, tanto è durato il suo discorso di ringraziamento ai Davide Donatello. Aveva a disposizione 45 secondi, ma una sfilza infinita di grazie da dire. Abbiamo non tutti e 3 minuti, ma un momento di quel discorso da rimostrare. Ringrazio Franco Basaglia, che cambiò radicalmente l'approccio della malattia mentale in Italia. Ringrazio Paolo Virzì, che mi guarda da anni con tenerezza, allegria
e senza paura. Ringrazio la mia amica Barbara, che mi propose ufficialmente la sua amicizia il primo giorno d'asilo e mi ha detto un po' della sua focaccia. La focaccia. Facendomi sentire magicamente non più sola. Ringrazio la mia povera psicanalista. Ringrazio gli uomini che mi hanno amata e che ho amato, e anche quelli che mi hanno abbandonata. Perché e quelli che ti ameranno. Sì, questo. Scusa. L'avrei detto più dopo. Diciamolo. Esattamente. Perché mi sento fatta di tutti loro ed è a loro che mi racconto. In questo discorso, due passaggi fra quelli che abbiamo scelto per me sono fondamentali per parlare di lei. Il primo, quando ringrazia Basaglia e la sua psicanalista, e l'altro è l'ultimo passaggio sugli uomini che l'hanno amata e che l'hanno abbandonata. Lei è una donna che perdona? Sì, non sono... Non vivo bene col rancore, sono... Il rancore mi dà fastidio, dunque con un po' di tempo preferisco sentirmi libera dal rancore, perché è una prigione per se stessi il rancore, ma lo faccio veramente abbastanza naturalmente. Diciamo che è una mia buona capacità quella di perdonare, ho altre cose che non so fare, però perdonare penso che ci riesco. A distanza di 5 anni da quel discorso, dovesse modificare qualcosa, aggiungere magari dei ringraziamenti, a chi li farebbe? Non lo so. No, quella era la cosa che ho voluto fare in quel momento. Oggi penso che direi altre cose. Mi verrebbero in mente altre persone. Però è oggi, non è in quel momento lì. Ha un ruolo centrale la sua famiglia nel modo in cui lei fa cinema da regista. Lei li porta in scena, le persone della sua famiglia li porta in scena. Sì. Sua madre è sempre presente, sì. Anche sua sorella, in quel caso nelle vesti insomma, di Valeria Golino, che Valerio, ha dato il volto. Di Chiara Mastroianni, sì. Esatto. Ci sono sempre delle famiglie. Questa è la sua mamma. Grandissima attrice. Utilizzo... Grandissima pianista, grandissima attrice, grandissima artista e grandissima donna. Una donna molto, molto, molto libera. Una donna veramente che oggi, in tutto quello che sta succedendo di meraviglioso riguardo al femminismo, è una donna che può veramente, come dire, simboleggiare completamente il femminismo, ma da 50 anni che è femminista, nel suo modo di vivere proprio. E lei invece che tipo di mamma è dei suoi figli? Io non lo so, bisogna chiedere a loro, però sto bene solo quando sono non lontana da loro, vicino a loro, che siamo insieme. Tutto il resto gira intorno a questa cosa, il cuore della mia vita sono loro. Lei ha potuto... Poi ho bisogno di lavorare, ho bisogno dell'amicizia, ho bisogno dell'amore, ho bisogno di altre... Però bisogna che queste cose possano convivere con la loro serenità. Ecco. Lei è una mamma che ha adottato i suoi bambini. In Francia questo è possibile? Sì, in Francia sì. No, la bambina grande l'ho adottata con qualcuno, il bambino piccolo l'ho adottato da sola e in Francia è possibile adottare da soli, mentre in Italia no. E questo trovo che sia veramente una cosa veramente misteriosa, è molto molto antica, molto veramente per quanto riguarda il femminismo, ecco,
trovo che sia un problema grosso, cioè perché una donna in Italia da sola, che non ha un marito, che non ha un compagno o che non è sposata, non può avere un bambino. Questo è... Il 28 di aprile, finalmente al cinema con un nuovo film. In questo caso il suo ruolo è quello della fuggitiva fino a un certo punto. Poi però si lascia avvicinare da una ragazza leggiadra che rimane incantata da lei. Vediamo un momento del film. Anais? Mi scusi. Ma dove va? Glielo spiego dopo. Buongiorno. Lei è Emily Ducré. Così pare. Cioè, mi è apparsa all'improvviso, io ero là. È assurdo perché sto leggendo un suo libro. L'audacia. Non l'ho ancora finito, ma lo amo. Amo il linguaggio, lo stile brillante, i concetti, insomma. La ringrazio. Ecco, le nostre sensibilità sono affini. Beh, mi lusinga molto che lei sia così colpita. Il mio editore mi sta aspettando, voglio scusarmi. Ah, ma certo, prego. Sa cos'altro è incredibile? Io conosco Daniel. Ah, sì? Abbiamo degli amici in comune, cioè lo conosco appena, l'ho visto una volta dai Vidal. Lei è molto bella. Non quanto lei. Io sono in ritardo ora, devo... Mi dice il suo nome? Anais. Magari ci rivediamo, Anais. Sì. È un esordiente? Le piace lavorare con gli esordienti? Con i giovani? Sì, non mi capita spesso e vorrei... Insomma, mi piace molto, trovo che sia vitale, trovo che sia... è un risveglio per un attore o un'attrice più vecchio. Lavorare con una persona che ha appunto una visione del mondo di oggi, giovane, trovo che sia... molto nutriente anche per i film di dopo. Chi è il suo personaggio in questo film? Che donna è? È una donna solida. Donne che, cioè, è un personaggio che è abbastanza nuovo per me. È una donna che ha fiducia in sé, che è contenta della propria vita, che è solida, che riflette, che non si lascia invadere dalle emozioni, però qualcosa le succede e un po' di sbandamento ce l'ha. Però è una donna, mi sembra più come un albero che come una gazzella, ecco, una donna che ha messo delle radici nella propria esistenza. Per tutte le donne che ha interpretato e per quelle che interpreterà, per la persona che è, grazie di essere stata qui da Una Ruota Libera. Grazie. Grazie Valeria Brunetti. Grazie mille. Grazie.